Kiev resiste e combatte, ma c'è anche una Kiev che non può combattere e che è in fuga verso la salvezza. Qui siamo nella stazione centrale, dove la gente che sta cercando di scappare è tanta, sono giovani, studenti, anziani, che bambini piccoli. Ovviamente la situazione, gli spari in città ci sono, continuano a esserci, arrivano notizie da diversi quartieri della città dove ancora ci sono scontri, e la folla qui sta cercando di trovare il modo di lasciare. Questa è la situazione a mezzogiorno ora locale, quindi le 11 in Italia. L'afflusso è continuo, ho parlato prima con una famiglia che sta appunto cercando di andare in direzione Polonia, con l'idea però di non lasciare il paese, ma di fermarsi al sicuro più a ovest. Questo è il cartellone con la situazione attuale del treno in partenza.